Ciao a tutti da Andy per Rec & Mix di Accordo.it e benvenuti a questa nuova puntata di Plugin of the Week. Oggi parleremo dell'H910 Harmonizer Plugin di Eventide. Se volete andare direttamente alle prove audio, dopo la descrizione qui sotto trovate l'indice per saltare direttamente a quello che vi interessa. Questo plugin è la riproduzione dell'H910 Harmonizer creato a metà degli anni 70 da Eventide e i programmatori hanno cercato di riprodurre più fedelmente possibile tutte le caratteristiche dell'H910 originale. Come vedete, il display centrale a tre cifre, che indica l'ammontare del pitch shifting, continua a cambiare il suo valore proprio perché l'hardware originale aveva un circuito di clock ancora primitivo e instabile. Bene, adesso vediamo controllo per controllo come funziona questo plugin. L'interfaccia utente non è molto chiara, proprio perché rispetta quella originale, quindi l'utilizzo del plugin non è molto intuitivo. Ma basta conoscere cosa fanno i vari tasti e potenziometri per poterlo utilizzare semplicemente. Il primo tasto che troviamo a sinistra è Line, che inserisce e disinserisce il plugin. Funziona allo stesso modo di Power. L'unica differenza è che premendo Power il plugin va in bypass e non consuma la CPU, mentre con Line il plugin rimane attivo in background. Dopo il tasto di Line, il primo potenziometro che troviamo è l'input level, che come l'originale ha un limiter che interviene dopo una certa soglia. Potete vedere l'azione del limiter grazie all'illuminazione di questo LED rosso, ma comunque sentirete una distorsione tipica di un circuito analogico dopo un certo livello di ingresso. Subito dopo l'input abbiamo un circuito di delay, che se usato da solo, cioè premendo il tasto delay only, permette i tempi di 7,5, 15, 30 o 60 millisecondi, a seconda del tasto che schiacciate. Premendo più di un tasto, i tempi vengono sommati e il massimo valore di delay ottenibile premendo tutti i tasti è di 112,5 millisecondi. Se invece il circuito di delay viene utilizzato insieme al circuito di pitch shifting, il tempo massimo ottenibile è 60 millisecondi. Il potenziometro appena sopra regola il feedback che viene reintrodotto nel circuito dopo il pitch shifting. Quindi se un segnale viene trasposto di intonazione, rientrando nel circuito continua ad essere trasposto, creando un effetto molto particolare che dopo sentiremo. Sotto al display troviamo poi altri tasti che regolano il delay sulla seconda uscita, come avveniva nell'hardware originale che era stato pensato anche per un utilizzo live e quindi per regolare il delay del segnale sulle linee di ritardo dell'impianto audio. Appena dopo il display troviamo il potenziometro che si occupa della regolazione del pitch. Purtroppo i valori, come sull'originale, non sono espressi in toni e semitoni, ma con un arbitrario valore di pitch ratio impostato da Eventide. Con il potenziometro tutto a destra abbiamo un incremento di un'ottava, mentre tutto a sinistra abbiamo un decremento di un'ottava. Sotto al potenziometro che regola il pitch possiamo selezionare la modalità di lavoro dell'H910. In modalità manuale il pitch shift viene regolato dal potenziometro manual, appunto. Nella modalità anti-feedback abbiamo una costante variazione del pitch, dosabile attraverso il potenziometro anti-feedback, appunto, che era stato pensato per ridurre al minimo i rientri tra microfono e impianto o spie in una situazione live. Oggi non è più pensabile utilizzare un processore come questo, ma impostando il potenziometro alle sue estremità introduce degli artefatti molto particolari che possono essere utili come effetto speciale. Come vedete, il potenziometro manual viene disabilitato in questa modalità. Nella modalità keyboard invece il pitch viene variato a seconda della nota premuta sulla tastiera, che possiamo controllare anche via MIDI. Nell'ultima modalità envelope la variazione di pitch avviene attraverso il circuito di envelope follower qui sotto e la quantità impostata manualmente.
Oltre a questi controlli abbiamo qui sotto il mix tra segnale dry e segnale wet, il livello di uscita principale e il livello della seconda uscita se la vogliamo utilizzare. Adesso proviamo H910 su una voce. Come vedete non è stato aggiunto né delay né feedback e non c'è nessun pitch shift. Il mix è poco più del 40% di segnale dry e il 60% di segnale wet. Adesso vi faccio sentire la voce prima dry e poi inserisco il plugin. I dare you to move, I dare you to move, I dare you to lift yourself up off the floor. I dare you to move, I dare you to move. Secondo queste impostazioni non dovrebbe esserci nessun effetto, ma come avete sentito sembra che ci sia un chorus. Questo proprio per l'instabilità del circuito che continua a variare il pitch anche se impostato su zero. Questo effetto è molto tipico delle produzioni degli anni 80. Adesso sentiamo il solo segnale wet e aumentiamo l'input level per sentire cosa fa il limiter quando interviene. I dare you to move, I dare you to move, I dare you to lift yourself up off the floor. I dare you to move, I dare you to move, I dare you to lift yourself. Ora sentiamo come si comporta come delay per simulare un classico slapback degli anni 50. I dare you to move, I dare you to move, I dare you to lift yourself up off the floor. I dare you to move, I dare you to move, like today it never happened. Come vedete ogni tanto interviene il circuito di limit introducendo distorsione. Insieme all'H910 plugin viene fornita questa versione che combina due H910 con cui possiamo creare degli interessanti effetti. I dare you to move, I dare you to move, I dare you to lift yourself up off the floor. H910 è stato utilizzato tantissimo anche in post-produzione. Sentite cosa può fare. Fast, powerful, and loaded with technology. The V-Rod comes packed with a list of firsts for Harley-Davidson. Fast, powerful, and loaded with technology. The V-Rod comes packed with a list of firsts for Harley-Davidson. Fast, powerful, and loaded with technology. The V-Rod comes packed with a list of firsts for Harley-Davidson. Fast, powerful, and loaded with technology. The V-Rod comes packed with a list of firsts for Harley-Davidson. Fast, powerful, and loaded with technology. The V-Rod comes packed with a list of firsts for Harley-Davidson. Ora sentiamo H910 su una chitarra. Anche se potrebbe sembrare inusuale, H910 è stato utilizzato molto anche sulle batterie, non solo per creare effetti speciali, ma per aggiungere tridimensionalità e particolare a una registrazione. Sentite per esempio con questo loop di batterie. Questo introducendo solo un po' di distorsione
con l'input level e un pochino di feedback. Il circuito di pitch è disabilitato in questo momento. Un altro uso tipico di H910 è sul rullante. È stato usato per esempio nel famosissimo brano degli AC/DC Back in Black. Potete anche utilizzarlo per creare degli effetti speciali tipo questo. Oppure questo. Bene, come avete sentito, H910 è un plugin molto particolare, non molto intuitivo, ma la sua forza sta proprio nello sperimentare con i controlli. Il mio consiglio è di partire dai vari preset per cominciare a sperimentare. Se volete lasciare un parere o raccontarci la vostra esperienza con H910, scriveteci pure qui sotto. Ci vediamo la prossima settimana, ciao a tutti!